È stata ospite proprio oggi, 14 febbraio 2016, di Domenica Live. Sto parlando di lei, della bella, brava, simpatica e molto sexy Vittoria Schisano, la quale avrebbe raccontato la sua esistenza, la sua vita. Tratta di, appunto, novità importanti per quanto riguarda la sua situazione. Infatti ha raccontato copertina e scatti pubblicati sulla famosa rivista per uomini Playboy e ha lanciato il suo appello sanremese. E in proposito la bella Vittoria avrebbe detto: essere la prima trans su Playboy è una responsabilità. Sono un simbolo per le donne come me, ma anche per tutti coloro che hanno sogni da realizzare. Mi sento come Cenerentola. Mi preparo per Sanremo del prossimo anno. Non si sa mai se qualcuno ci sentisse. E poi la bella Vittoria per l'appunto è stata in qualche maniera complice delle domande della brava Barbara D'Urso. Infatti Barbara D'Urso l'ha sottoposta a diverse domande e Vittoria ha risposto a tutte le domande che Barbara le ha sottoposto. Non si è sottratta al luogo, chiamiamolo, delle domande, non si è sottratta, chiamiamolo, al test delle domande che Barbara ha fatto, ha posto in essere nei confronti di Vittoria Schisano, che adesso sarebbe totalmente donna, ma vi ricordo un'altra volta che ha posato su Playboy. Complimenti dunque a Vittoria, il video termina qua, tante cose sono state dette, per la bella Vittoria dunque sarebbe un onore posare per una rivista famosa, celebre e dalla grande fama, dalla grande popolarità, dal grande successo come per l'appunto Playboy. Iscrivetevi se volete, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e un carissimo e dolcissimo saluto a voi tutti da parte mia, grazie.